A posto. Tipo. Non ci sono. E lì sta ce l'avete? Yes. Buonasera a tutti e benvenuti da Federazione Calcio Video qui allo stadio dell'Urbe d'Evere, campo che ospiterà il match tra Montagnola contro il Real Miami nella prima giornata dell'UEFA Super League. Arbitra il signor Grana, attaccherà dal nostro punto di vista da destra verso sinistra, mentre Real Miami in completo bianco celeste stile Argentina attaccherà dal nostro sempre punto di vista da sinistra verso destra. Tutto pronto e calcio d'inizio. La direzione video da parte di Massimo Montiroli e la voce di questa sera sarà di Branco Fabrizio. Palla un po' lenta, cercano buon fraseggio per vie centrali per poi aprire la squadra sulla fascia. Bloccato bene da Venti, l'autore del gol. Ale, Ale, Ale! Ti sono partiti tutti e due i terzini, guarda, sei da solo stai! Rumba! Ora Real Miami esce da una situazione complicata, Montagnola cerca di chiudere il Real nella propria metà campo. Grande pressing del difensore del Real, una trattenuta, l'arbitro giustamente fischia, numero 2. Esce bene il Real, ma libera male. Subito il possesso da parte del Montagnola con il numero 5.
rieccoci collegati, purtroppo per un piccolo problema tecnico ci siamo persi un attimo alcune situazioni salienti della partita tra Montagnola e Real Miami, 1-1, subito i gol nei primi minuti da parte del Real con 20 e poi il pareggio del Montagnola. Il cielo è aperto, un po' di freddo e un po' di vento vanno a caratterizzare questa partita di stasera. Ricordiamo che in contemporanea si gioca FC Montrodondo e Lokomotiv Casilina, lo potrete vedere sulla nostra pagina Facebook di Campionato Elite a cura di Live Sport Academy. Ancora pericolosa Montagnola che sta salendo bene. Ciao Gianni! Real ora cerca di districare, è una situazione difficile, va a liberare. Ma la palla arriva ai giocatori del Montagnola che la perdono in maniera abbastanza semplice, purtroppo. Possesso di 20. Allarga subito malamente questa palla. Il numero 2 non ci arriva purtroppo, Rinaldo. Ora rimessa al laterale. Attenzione, forse c'è un fallo che l'arbitro va giustamente a fischiare. Si è procurato il numero 16 del Montagnola, in questo caso Lattanzio, propria della palla. Vedremo se andrà il tiro oppure cercherà più un cross verso il secondo palo. Adesso si è inserito in battuta anche Gaggini, sembra di vedere entrambi i destri. Ci troviamo intorno ai 25-28 metri. Ecco il tiro direttamente in porta, deviato dalla barriera, arriva Caggini che tenta il tiro ma viene respinto dalla difesa del Montagnola che è costretta ora ad uscire. Capitano in possesso, un passaggio troppo morbido, attenzione a questi errori che il Real Miami sa come sfruttare con le sue punte. In questo caso Bianchi è andato a dare fastidio al capitano del Montagnola, quasi non la prendeva. Contatto più fortuito che voluto, si stringono la mano i due. In questo caso Guidi è andato a commettere fallo su Rinaldo. Il lancio lungo non a trovare i suoi compagni, a sistemare tutto il capitano del Montagnola che ricomincia dal basso. Ed ecco una nuova azione, pressing di 20. Pressa molto bene il Montagnola, non riesce a far costruire e perde la palla in qualche modo. Cercano di recuperare, fa correre l'arbitro. Ora allarga verso il 7 Gaggini. Andiamo, attenzione, controlla male, forse un contatto di mano. Va bene il 16 con grinta. Di nuovo verso la fascia destra da parte del Montagnola. Rimani là Peppe, rimani là. Rimani là. Lancio in mezzo, sempre a cercare la sponda della punta. Passaggio in profondità, un po' goffo, attenzione. Calcio di rigore. Viene chiamato il calcio di rigore a favore del Montagnola. L'arbitro era a pochi metri, credo. In questo caso Pretti andrà a tirare questo calcio di rigore. No.
riusciamo ad avere una connessione stabile, non capiamo per quale motivo. Sappiamo che il Montagnola ha un bel gioco, l'abbiamo già vista giocare in altre occasioni. Sarà dura per il Real Miami gestire il gioco. Lancio lungo, cerca Reventi, non lo trova. Montagnola ad uscire per vie centrali e ora ad allargare subito. Numero 7. Sempre a cercare l'ingresso. Questa volta sembrava scattato bene, ma l'arbitro, anzi l'assistente di linea, alza la bandierina, strozzando una possibile occasione da gol. Da notare come il Montagnola va costantemente a cercare Guidi per fare la sponda e distribuire il pallone ai suoi compagni che scendono. Buon intervento da parte del numero 5 del Montagnola, e però l'arbitro lo interrompe. Prova con Venti il Real con un bel cross in mezzo, lo chiama il portiere, attenzione! Attenzione, che pasticcio, per poco. Vediamo i tagli e gli inserimenti, cross in mezzo, il colpo di testa ad alzarla, il portiere che la chiama, questa volta la fa sua, con autorità, forse un po' troppo veloce per voler ripartire. Dobbiamo sfruttare la situazione di vantaggio e usare la testa, perché basta un errore come abbiamo visto prima. Fascia destra per ora, scelta da parte del Montagnola, che andrà a girare quasi sicuramente. Eccola qua, l'apertura verso il numero 7. Rinaldo va a chiudere in qualche modo su Gaggini, che riceve palla adesso. Trova il compagno. Ancora Gaggini. Numero 5. Tutto a un tocco per il Montagnola. Bella l'azione, un cross bello in mezzo e va a cercare il numero 9. Grande stacco e 3-1. Subito il rinvio veloce. Entrato, sbaglia questo. Gala il possesso Montagnola, che si trova sempre costantemente con il fiato sul collo, i ragazzi del Real Miami. Ecco il numero 10 un'altra volta, Fenicchia. Erano vicino per vie centrali, Fenicchia ancora. Molto aggressivo Bianchi. Cerca di recuperare subito la palla visto la situazione di svantaggio. Per ora partita con molto fair play. Ce l'hai Giovanni, ce l'hai. Questo ci piace vederlo. Ecco, vede l'inserimento, prova lo stop, non ci riesce, pressato bene. Attenzione all'uomo che torna. Giocano nello stretto. Ecco Pompei, disposti non benissimo ragazzi del Real Miami, ecco che provano a lanciare Venti. L'autore del primo gol, un gran tiro, peccato centrale. Va subito Bastisin a lanciare il numero 7, Gaggini, che con una gran galoppata, forse un po' stanco, va a sbagliare questo passaggio che poteva lanciare il suo compagno in porta. Nulla di fatto e ricomincia il Real, portando la palla dal nostro punto di vista sulla sinistra. Eccolo qui, questo lancio bello, precisissimo, grande stop a seguire da parte di Venti, che si libera di un giocatore, forse due. Ora la passa,
si stanno incartando un po' tra le maglie rosso-blu. Ecco il cross in mezzo, svirgola il capitano e con comodo può reimpostare il Montagnola. Vediamo se... attenzione, palla lunghissima, un fuorigioco che veramente poteva esserci qualche dubbio, ma il Real aveva lasciato un uomo solo contro due. Bisogna stare attenti all'attaccante del Montagnola, Guidi, che si fa trovare sempre pronto negli spazi, nei pertugi che si crea. Ecco ancora una volta il lancio, questa volta non preciso, però ora iniziamo a vedere un Real disposto molto male in difesa e dà la possibilità al Montagnola di ripartire con questi lanci lunghi verso il 9 Guidi e l'11 Pomarico. Eccolo Guidi, preso in causa adesso, finta e purtroppo viene tirato giù da Bianchi. Battuta veloce da Gaggini e ricomincia tutto dal capitano. Partita nonostante tutto abbastanza equilibrata, non ci sono stati grossi interventi da parte dei portieri. Attenzione, palla rischiosissima, c'è sempre il Bianchi e Venti a portare un pressing molto alto. Non vogliono far uscire il Montagnola. Ecco che ci prova ora e subito, ecco il lancio lungo verso il numero 9 che lo ha chiamato. Ora è l'11 da solo in mezzo all'aria, vediamo se c'è subito il cross, lo vede, attenzione, il colpo di testa fuori di pochissimo. Se l'avesse stoppata poteva fare veramente male, invece la palla si spegne lato destro del portiere che controlla e la lascia morire lì. Subito il Real che deve creare di più. Lascio per vie centrali, va bene, Montagnola può ripartire un po' sbilanciato, come dicevo prima il Real sta lasciando parecchi spazi, siamo solo al 31esimo del primo tempo. Montagnola poteva fare il quarto, ma non ha trovato la precisione e la forza. Pomarico, in questo caso parliamo di Pomarico, grande giocata di Venti che lo salta e si procura un buon calcio di punizione. Qualcosa da ridire contro il giocatore del Montagnola che si stava probabilmente scusando. L'ultimo che è entrato, quello ragazzino, con la destra, Di Maio, Giovanni, chiamano il cambio. Giovanni, il cambio entrambe le squadre. Entrerà il numero 9 per il Real Miami, Capozzi. Esce il numero 7, mentre entra il numero 4 per il Montagnola ed esce il numero 10. Abbiamo detto che il numero 10 gestiva parecchie situazioni da parte del Montagnola, forse un po' stanco. Ecco il cross in mezzo, nulla di fatto, impreciso. Si scaldano un po' gli animi. Difesa a due del Real.
molto alta. Dovrò mettere Giovanni, ma ce la fa manco Giovanni. Molto, molto alta. Oh, lo fanno con me. Vabbè, metti la stessa sorte, ma andiamo a spogliare. Deve trovare gli spazi giusti. Ecco, ne è entrato il numero 4, che va per vie centrali, sempre a trovare il numero 9, che si libera bene. Un bel giocatore questo Guidi, che riesce ad accorciare ed allungare la squadra, riesce a proporsi, riesce a trovare gli spazi per i suoi compagni. Una grande giocata di fair play per una punizione restituita praticamente al Real. La risponda di testa troppo alta questa palla, devono ragionare meglio. Ma quale pensione? C'è nessuna pensione. Io ho detto mette la giacca da tutta che dopo deve farci messaggio. Si scontrano i due numeri 16. Lattanzio per il Montagnola e D'Angelo per il Real Miami. Apertura subito sulla fascia destra. Siamo al 35esimo minuto. Ricordiamo le temperature che scendono, almeno per noi, che vi raccontiamo questa partita. Ecco il cross in mezzo, attenzione a cercare il numero 9 anticipato alla grande, va a salvare tutto. Non riesco a vedere il numero, però grande giocata. Ora andrà al calcio d'angolo il Montagnola, vuole mettere definitivo punto esclamativo su questa partita. Questa volta esce Guidi, pronto ad entrare il numero 15 e 18, ed esce il numero 9 e 20, quindi è entrato Riva e Bianchi. Ecco il cross, è giocato vicino proprio per il neo entrato subito, che va di sinistro a crossare questa palla sul secondo palo, che la rimette in mezzo, la mezza girata, la gran parata di De Maria. Primo intervento direi da parte del portiere. Si allunga troppo la palla, attenzione, il 21 tenta il tiro, ma ancora una volta, non è la prima volta che tenta la conclusione dalla lunghissima distanza, ma insomma, per tirare così forse servono altre doti. Grande giocata del 20, ora si trova in difficoltà il Montagnola, ma ben gestita. Bastesin sempre vicino. Buono il possesso. Ecco il lancio lungo, non precisissimo, viene chiamato il fuorigioco. Grande lancio. Ora Rialla, scorre il tempo, ancora Rialla, vai Capozzi, vai Capozzi! Cercano in tutti i modi di buttare questa palla all'interno dell'area di rigore, ma non ci riescono. Adesso è ripronto il Montagnola a ripartire, però con calma. Deve ragionare, può prendersi tutto il tempo che vuole. Il numero 4 va ad allargare sulla fascia destra. 8 pressato, come dicevamo, in maniera maniacale dai giocatori del Real. Ancora lui, numero 21, riprova un'altra volta il tiro. Non è possibile giocare con i propri compagni così. Se vogliono trovare il gol, deve usufruire di tutti i suoi compagni. Oh,
passaggi abbastanza vicini, prova lo scambio, chiuso bene. Capozzi, dacci una mano, non sparire, eh! Giochi centrale! Ma stai qua, cambio di rimessa, sarà il Real a riprendere. Buona una chiamata del portiere che va a tranquillizzare i propri difensori. Bella la giocata del capitano che dà una bellissima palla e ora azione pericolosissima da parte del Montagnola che ne porta tre in aria. Ma chiude bene il Real. Pronto ad uscire, ne è entrato Riva, però la riconquista. Gran bel passaggio, ora il tiro a giro e va a bloccare senza troppi problemi De Maria. Attenzione a questi passaggi un po' lenti, possono mettere in difficoltà. Anticipo che non trova la palla. Punizione a favore del Real. E sarà sempre il numero 21. Bianchi. Questa volta la mette in mezzo. Non benissimo. Ecco il tiro da fuori. Attenzione, passa sotto le braccia di Bastesin. Non un ottimo intervento, però ci arriva, la mette in calcio d'angolo. Ora vediamo se riesce a trovare i suoi compagni. Ecco il cross, bello, dentro, in mezzo, va a difendere il Montagnola che anticipa. E fischio del primo tempo, ricordiamo il punteggio di 3-1 per il Montagnola.
eccoci qui sul campo dell'Urbe d'Evere a fare la telecronaca per questa partita, la prima la prima giornata dell'EIFA Super League. Si riparte da un punteggio di 3 Montagnola, 1 Real Miami. Si invertono le squadre, quindi dal nostro punto di vista in questo caso il Montagnola ad attaccare da sinistra verso destra e il Real Miami da destra verso sinistra. Il Real deve fare qualcosa di più per recuperare lo svantaggio, cercando di non regalare troppo agli avversari. Vediamo che imposta bene ora il Real. Passaggio in mezzo, chiudono bene e va a spazzare tutto. Attenzione, un fallo. Ora punizione per il Real, pericolosa. Sarà il 21 a battere. In questo caso Bianchi arriva in barriera, tutto il limite dell'area di rigore. La butta in mezzo, attenzione, colpo di testa, non va purtroppo a trovare la porta e si spegne sul fondo. Sin ancora una volta dal basso, comincia con il numero 5. Si muovono bene i ragazzi del Montagnola, sbaglia tutto il capitano. Buona la giocata del Real, la giocata di prima purtroppo non si capiscono Bianchi e Venti. Gran palla per Riva, attenzione, attenzione dentro l'area di rigore, Riva, il tiro e gol! Il Montagnola si porta a 4. Riva chiamando in causa, risponde bene con un sinistro piazzato. Non può nulla De Maria, che può solo andare a raccogliere la palla in fondo alla rete. Aveva diverse opzioni Riva, ha scelto probabilmente la migliore. E ora sarà veramente dura per il Real Miami andare a recuperare una situazione di svantaggio così ampia. Avevamo detto che ci doveva essere più attenzione da parte del Real in difesa. Non perdona il Montagnola, che ha grandi doti in attacco. Ora il Montagnola in possesso palla. Rischiano ancora di perderla. Attenzione. Attenzione, Venti che si propone, non viene visto. Ora il numero 20 cerca di giocarla. Intanto si alza il vento qui, campo dell'Urbe d'Evere. Ricordiamo le riprese a cura di Massimo Montiroli e la voce di questa sera Branco Fabrizio, che stanno sfidando le condizioni del tempo. Scende il freddo, ecco il cross in mezzo verso nessuno da parte del Real, pronto subito a ripartire. Potrebbe far rifiatare un po' di più la squadra. Non devono avere fretta, non devono perdere energie a vuoto. Possono tranquillamente gestirla. Numero 8 in possesso palla. Ecco Riva che la riceve. Prova il triangolo. Aggiunge la palla. Passaggio impreciso. Pronto il Real a ripartire, ma intercetta
17 che va a cambiare tutto il lato, si riparte dal numero 15, Bianchi, numero 6, identice, girano sulla fascia, attenzione, il doppio passo, palla in mezzo, si inseriscono bene i ragazzi di Montagnola, portano parecchie difficoltà in difesa, ora 20, che lancia lungo. Saliamo! Forza! Nulla di fatto, va a chiudere il Montagnola, ora rimessa laterale da parte del Real Miami sul lato destro del campo. Attenzione, viene fischiato un fallo dal vertice dell'area di rigore, ovviamente dal nostro punto di vista lato destro, non si può pensare a un tiro da là. Vedremo se chiameranno lo schema, ci sarà il cross in mezzo oppure ci sorprenderà magari con un tiro l'autore del primo gol. Tutto pronto per questo calcio di punizione che potrebbe riaprire in parte la partita. Fischio del direttore di gara. Col cross in mezzo, quasi un tiro, va a finire veramente senza pretese, fuori, senza creare pericoli importanti. Ora vediamo il gioco svilupparsi sul lato sinistro del campo. Molto alto il Real che vuole recuperare in qualche modo questo risultato. Buon lancio, prova a recuperare il pallone, sarà calcio d'angolo. Di certo i giocatori del Real non manca la caparbietà, insistono costantemente perché la vogliono riaprire. Quasi non aspettava lo scendere dei suoi compagni, ecco ora pronto al cross, bello teso in mezzo, non trova nessuno, arriva a liberare e ora subito ad allargare il Montagnola e la butta in calcio d'angolo, e, scusate, in fallo laterale, il numero 18. Strana questa decisione, è battuta per il Real. 20 in possesso, spalla alla porta, lotta, tunnel, grande giocata, doppio tunnel. Attenzione, una reazione tra i due numeri 11. Queste sono cose che non le vogliamo vedere. Vediamo il direttore di gara che cosa vuole fare. Dai, sotto i nostri occhi ci sarà probabilmente il primo cartellino giallo, stiamo a vedere, e così è. Arbitro, una munizione per parte, in questo caso 20 per il Real Miami. Non ho visto un giocatore in causa da parte del Montagnola, ecco entrambi i numeri 11, Comarico e Venti, ammoniti in questo secondo tempo. Dammi, vieni, vieni un attimo, dai, vieni qua. Arbitro, cambia, grazie. Quindi esce in questo caso. Sì, perché hai visto un cazzo. Cambi falli laterali. Entra il numero 9 che dà molta profondità alla squadra. Parte del Montagnola. Ecco il cross in mezzo, vediamo se esce il portiere, la chiama. Così è. Thank you.
Comando con Marco, eh. Ora il Montagnolo ancora in possesso palla, cerca subito la profondità, grande scatto del numero 7. Ottima la chiusura. Ora sarà calcio d'angolo, subito battuto, altissimo a cercare il numero 9, sempre lui. Interviene in qualche modo in due tempi. De Maria. Occhiali non esiste proprio. Se ne avete visto, se ne avete visto. Si devono calmare un po' gli animi. Ci piace vedere queste situazioni. Ora il Montagnola in possesso palla. Ancora il pressing asfissiante del Real. Numero 9 chiamato in causa, va a prolungare per Riva. Grande galoppata, arriva sempre su questa palla. Peccato la finalizzazione, ma insomma credo che giocare insieme. Senti, mi ha messo le mani in faccia, lo sai? Che mi ha rotto il cazzo, lo so pure questo. Tra Riva e Guidi, siamo una coppia vincente. Ecco Guidi al volo. Per poco la manda fuori campo, ma ottima. Ma che cazzo vuoi? Ottima la scelta, ma neanche a farla apposta tra Riva e proprio Guidi, nominati prima, si trovano, si cercano. Ecco, lancio in profondità per 20, devo controllare, ci prova, lascia sfilare in fallo laterale. Lorenzo, vai là e tu vai a scelto vicino a Vitullo. Dai, Francesco. Dai che la riprendiamo. Dai. Ora Real Miami schiaccia tutto il Montagnola nella propria metà campo. Tenta il colpo di tacco. La prende Guidi. Peccato che non riesce a controllare. Eccomi. Ci piedi, buono. Il medio ci dice 14 gradi appena. Un po' di vento gelido. Parte subito il Real. Ancora possesso Real. Grandi finte, bello il pallone in mezzo, ma esce bene. Ora il 9. Dare molto fastidio. Andiamo Bianchi. Possesso palla, ancora lui. Prova il lancio in mezzo. Non lo trova, ma recupera. La devono mettere a terra. Tentato in mezzo passaggio tiro. Nulla di fatto. Vediamo gli scambi del Montagnola che cercano di mettere in difficoltà. Attenzione, solo 4 in difesa. Si vedono praticamente un esercito di maglie blaugrana. Tenta il passaggio in mezzo, ma vanno a chiudere. Il problema è che sono fuori solo giocatori del Montagnola. Lunghissimo il Real Miami. De Maria l'ha battuta veloce. E si ricomincia ancora una volta dal portiere. Vedete come trovano difficoltà ad uscire.
lottano con tutta la grinta, gran passaggio di Venti che va a liberare il suo compagno sulla fascia sinistra, attenzione, dentro, e ci sarà il calcio di rigore. Ci sarà il calcio di rigore che potrebbe riaprire in parte la partita. Viene chiamata intanto una sostituzione, viene chiamato il VAR. Il direttore di gara, sicuro della sua decisione, anche questa volta a due passi. Siamo abbastanza d'accordo. E ora ci sarà il numero 11-20 pronto a tirare questo calcio di punizione. L'arbitro fischia il tiro, il portiere intuisce, gol! Che peccato, l'aveva intuita Bastesin, l'aveva intuita, e purtroppo la palla lentamente non ferma la sua corsa verso la porta e Venti può festeggiare. Siamo al 58esimo minuto, la partita viaggia sul 4-2 per il Montagnola ai danni del Real Miami, ma il Real ha appena dato un segno di vita con un calcio di rigore, palla per Riva, lato destro, da solo chiuso da tre, tensione, quindi non riesce a mantenere questo possesso. Buono, è uscito benissimo il Real, questa volta è sbilanciato il Montagnola, tutto in avanti. Numero 5 che scarica, si allarga subito, benissimo così il Montagnola, va ad uscire da una situazione complicata. Guidi che difende, anticipa l'intervento difensivo, gioca subito il Montagnola, fermato dall'arbitro, giocatore a terra. In questo caso il numero 6 va a fare un fallo tattico, Giorgetti su Guidi. Se poi si prendi capo. Ecco il passaggio per Riva. Torna indietro la palla. Giocano quasi a un tocco, attenzione, vediamo se si libera per il tiro, non c'è. Si libera in qualche modo il Real. Possesso Montagnola, numero 17, in questo caso Lattanzio. Palla per Riva che la lascia scorrere, prova in tutti i modi a portarsi in area di rigore, ma difende bene. Si prenderà De Maria. Queste palle giocate così dentro l'area di rigore, un po' l'evoluzione del calcio da qualche anno a questa parte. Ora palla per Venti in posizione regolare, passaggio in mezzo, va a chiudere, grande anticipo che va a togliere una palla pericolosissima del capitano, se non erro il numero 4 del Montagnola, è scivolata. Scafetta ci va a mettere una pezza. E ora esce. Rimani Lollo. È il Montagnola. Ancora Montagnola per vie centrali, numero 5. Tenta un tiro al volo. Valerio! L'arbitro opta per non fischiare. Andranno per il lancio lungo, arriva, grande giocata del 17 che con una Veronica si libera di Venti, che la passa arriva e ora non riesce a sfondare da quel lato. Arbitro! Esce il numero 6 per un infortunio al volto. Giorgetti ed entra il numero 4, Capone. È entrato Capone.
Guidi, Guidi scarica il tiro al volo col sinistro. Non trova la porta. Luca, mettete a progressione là davanti, eh. Capito? Che meglio in mezzo al campo. Stiamo a sto là, mettete a progressione. Attenzione, arriva al tiro centrale. L'arbitro ha lasciato continuare giustamente per la norma del vantaggio. Ora ferma il gioco. Ricordiamo, ragazzi, il punteggio qui al campo dell'Urbe d'Evere: 4 Montagnola, 2 Real Miami per questa prima partita. Questa prima giornata, scusatemi, dell'EIFA Super League. E ricordiamo, in diretta, in contemporanea, sulla nostra pagina Facebook Campionato Elite potrete trovare la diretta a cura di Live Sport Academy dell'altra partita che si sta disputando tra l'FC Monterotondo e il Lokomotiv Casilina. Batte De Maria vicino. Ancora Guidi che difende palla. Numero 6. Limite dell'area di rigore. Il tiro. E De Maria la mette in calcio d'angolo. Si allunga. Dai una mano. Dai una mano, però. Dai una mano quando attaccano. Prendi quel 6. Calcio d'angolo per il Montagnola. Claudio, vediamo se cercheranno ancora Guidi. La palla è lunga verso di lui. La palla rimane là, il portiere che non esce, la ribatte malissimo, la palla rimane ancora lì. Incredibile, attenzione. Il tiro al volo di Guidi e il gran gol annullato per fuori gioco. Annullato per fuori gioco. Attenzione, dubbio secondo Guidi, ma riparte Real Miami. Riparte il Montagnola, un po' di confusione. Adesso appena si ferma il gioco, appena si ferma il gioco, Riccardo. Vuole l'interruzione del gioco il numero 9 Guidi del Montagnola. Però ora si è ripreso tranquillamente a giocare. Non so per quale motivo chiedesse l'interruzione. E ora il Real sulla fascia per 20. Si libera bene, gran possesso palla. 20. Uomo, via! Bravo, bravo! Guardi! Riccardo! Riccardo, non vuoi chiamare? Ci può chiamare? Se è fermata, ferma! Ma che c'è prima? Vai, c'è uno della porta, loro! Ok, Albino, possiamo... si può chiedere? Vai! Devo chiedere al capitano, sono passati... Sì, no, che vuol dire che sono passati? Non cominciamo con queste cazzate! La relazione continua, non è che decide... Ma che stai dicendo? C'è un dubbio... C'è un dubbio sulla chiamata del VAR, vediamo se verrà presa in considerazione. Anche l'allenatore sta chiedendo il VAR, grazie. C'è stata un po' di confusione sulla chiamata della tecnologia, si è fermato il gioco, che probabilmente verrà richiesta la VAR per questa occasione. Barra. Te la prepariamo? Luigi, per favore! Luigi, dai, che sei assurda sta cosa! Ragazzi, un po' di tempo per preparare l'azione incriminata. Reclama Guidi, un giocatore del Real dentro la porta, quindi per lui gol regolare, mentre per l'arbitro, direttore di gara, aveva annullato. Non ce l'hanno fatto troppo Italia, ma che cazzo? Marca la protagonista.
Guardi, forse deve andare un po' più indietro, non so se ha chiesto il chilometro. Stavo fuori gioco, stavo entrando. Ma come fai? Ovviamente non c'è. Non ci assiste il. La connessione purtroppo. No. No. Vediamo, vediamo se il giocatore effettivamente mantiene un gioco guidi oppure no. Riesci a trovarlo, arbitro? A posto? Hanno visionato il filmato, ora vediamo. Siamo pronti a ripartire qui dal campo dell'Urbedevere. Un freddo che si fa sempre più pungente. E possesso ora Real. Speriamo che la partita non si incattivisca. Numero 18 del Real che vede sulla fascia il suo compagno, ben chiuso dal 15 del Montagnola Bianchi. Gri! Valerio, vieni! Ora sostituzione in casa Montagnola. Oh, però raga! Lasci i. Entrerà Labardi ed è uscito numero 7 Gaggini, che si era fatto vedere spesso e volentieri sulla fascia ad innescare il suo compagno Guidi. Ora Real che vede benissimo sulla fascia destra, fuori gioco questa volta abbastanza evidente. Ora Montagnola che allarga benissimo, ha una prateria, la deve solo tenere in campo. Il 17 si ferma, vengono vicino, attenzione a non perdere palla qui, attenzione a non perdere palla qui. Riceve un pestone da parte di Venti che si va a scusare questa volta i danni di Gabrielli. Verso Lattanzio Guidi. Tanzio. Più del 21 del Real, ma adesso la palla subito a Guidi. Attenzione a... attenzione a queste cose. Munizione, se abbiamo ben capito, il giocatore in questione per proteste è Salah. Che concede purtroppo un calcio di munizione pericoloso da lì, nessuno in barriera. Intanto ricordiamo il risultato tra l'altra partita che si sta giocando in contemporanea tra Monterotondo e Locomotive Casilina, 2-2. Vediamo la prima giornata di questa EIFA Super League, che vede sicuramente in queste due squadre ottimo potenziale. Dai, è po'. Scarica ora un po' leziosi nel far girare palla e ora esce benissimo il Montagnola. 3 contro 3, scendono i compagni,
Attenzione Guidi verso il capitano numero 4 che prova il tiro e va sopra la traversa di poco. Dai, dai, rientriamo, rientriamo, dai, dai. Anche se centrale poteva essere pericoloso, ma devono tornare i ragazzi del Real, devono aiutare la squadra perché possono risalire e portarla in parità questa partita, hanno tutte le capacità. Ah, sbaglia questa volta, ma arriva, non ne approfitta. Ci prova ora. Bravo Carpinetti, dai! Bello, vai! Bravo Francesco, dai! Recupera bene ancora una volta il Montagnola. Manca sempre quel tassellino in più al Real per cercare di portare questa palla minacciosa nell'area di rigore avversaria. E il Montagnola che riparte benissimo con questi scambi verso Riva, tenuto incredibilmente in gioco. Attenzione in area di rigore, Guidi, Guidi, spalla alla porta, si gira e gol di Guidi, 5-2. L'unico che può fermare Guidi è se stesso, a quanto pare. Ancora gol per lui. Un gioco da ragazzi. Per lui mettersi spalle alla porta, stopparla, girarsi e nulla può il portiere, non la vede. Attenzione, lancio in profondità, esce bene Bastesin. E probabilmente questo è il gol che al 73esimo va a chiudere definitivamente la partita. Ancora il lancio lungo. Ora vede la spinta, bravissimo il direttore di gara a vedere questa spinta, fermare il gioco. Non era facile. Sembra spento un po' il Real, demoralizzato. Ma il Montagnola cavalca l'onda dell'entusiasmo. Grande giocata, attenzione. Ancora la palla verso il numero 4, il capitano. Che l'allarga, area di rigore, attenzione da solo, Riva viene anticipato. Tenta il tiro al volo e va fuori, si perde questa palla sul fondo. La portiamo fuori, dai! Arriva il pallone adesso. Riprende il gioco, ma il Montagnola sembra aver ancora fame dopo questi 5 gol. Il numero 5, il tiro, spiazzato quasi, attenzione. La parata di De Maria che va a salvare questa situazione, distinto. Palla da una parte, portiere dall'altra e ci mette tutto il suo istinto con il piede. Queste sono le parate più difficili, a mio avviso, per un portiere in controtempo, tenere la gamba lì. Rimessa laterale dopo un controfallo nella battuta. Ancora scene veramente impietose. Non si capisce perché una partita condotta sul 5-2 deve sfociare in questo. Il primo tempo era stato abbastanza con un alto tasso di fair play, con palle restituite buttate in fallo laterale. E poi ammonizione per il giocatore del Real Miami, non riesco a vedere il numero, forse il numero 20, Pompei, classe 81.
dovrebbe portare l'esperienza in campo. Andiamo a segnare il giallo per lui. Batte il numero 4, Riva. Sempre presente Riva. Guidi. Attenzione, si è sentito un tocco. Ma l'arbitro non opta per il calcio di rigore. Scappetta, mancano 5 minuti, non fa niente. Scappetta, hai ragione. Dai, ragazzi, va bene tutto, intelligenza però. Dai, Petruca, sta cazzo di palla. Buona testa, vai contro. Riva intercetta la palla. E con questo passaggio da un chiaro segnale al Montagnola, ragazzi, calma e tranquillità. Bisogna far faticare il Real questi ultimi minuti, perché ormai il risultato è ampiamente in cassaforte. Eccolo che ritorna in difesa. Riva, veramente un ottimo giocatore. 20, la palla verso 20, attenzione, attenzione, va a spiazzare il portiere che recupera. Grande, grande riflesso. Si dice che i portieri per i loro movimenti possono assomigliare ai gatti, in questo caso felino nel rialzarsi subito, andarsi a prendere quella palla. Bastesin, ora cross in mezzo, attenzione, non è facile giocare con queste temperature. Ancora non proibitive, ma si sentono nelle ossa. Attenzione, il tiro fuori aria sopra la traversa. Ancora il Real. Andiamo a vedere, mancano un minuto al tempo regolamentare, ma ci sono state tante interruzioni. Forse ci sarà un ampio recupero e ci andiamo, ci apprestiamo quasi a concludere questa telecronaca della prima giornata dell'UEFA Super League tra Montagnola e Real Miami. La palla verso Riva. Riva e Guidi. Guidi e Riva si cercano sempre. Numero 4, il capitano. Il capitano perde la palla. Per 20. Vai. Aria di sfida. Ha cercato Gabrielli il 5 da parte di 20, non restituito. E guida. Anzi, adesso stanno parlando tranquillamente. Doveva portare addosso prima, gira! È incredibile il servizio che apportano le punte del Montagnola, che tornano spesso per recuperare palla e far ripartire la propria squadra. Siamo ufficialmente all'80esimo. Aspettiamo il recupero da parte dell'arbitro. Poteva giocarla vicino. Attenzione sulla fascia. Diamo uno scambio sulla fascia sinistra dal nostro punto di vista. Attenzione, un trick. E finisce qui, un minuto di recupero. E ricordiamo il risultato: 5 Montagnola, 2 Real Miami. Vi ricordiamo di seguirci per le prossime. E buona serata a tutti da parte di.